Ciao a tutti! Oggi ho deciso di rifare una ricettina che ho fatto la notte di Capodanno per il Gran Cenone. E dato che mi è piaciuta tantissimo da morire, la voglio proporre anche a voi. La protagonista sarà una bella spigola, una bella grossa spigola di quasi 1 chilo. Infatti, il cartoccio con tutti gli aromi è la modalità di cottura che più si addice a questi pesci di grosse dimensioni, poiché la polpa, cioè la carne del pesce, tende a rimanere bella umida e morbida. Mi sento di consigliarvela al 100%, vedrete, rimarrete stupiti, è davvero ottima, squisita. Poi ho avuto la fortuna di trovare questo bel pesce fresco, 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 appena portato al mercato da un pescatore e quindi era proprio, si può dire, appena tolto dall'acqua, vivo, vivo. Quindi di questo sono felicissima. Colgo l'occasione per salutare tutti i miei amici, i miei carissimi amici di Pesca Sub e il mio carissimo amico Francesco Lanza che non pesca subacquea ma pesca a lenza. Però vi posso garantire che pesca dei pesci eccezionali, sono enormi, bellissimi. Ragazzi, sono sicura che se i pesci me li procuraste voi sarebbero ancora più belli, ancora più freschi. Vi ricordo ancora che i miei video saranno sempre in collaborazione con Arturo Di Maria, un ragazzo che cura un blog bellissimo di cucina e lui appunto scriverà degli articoli riguardanti le mie ricette, quindi ovviamente anche riguardo questa ricetta. Vi lascerò il link del suo blog giù nell'info box. Dunque, per realizzare questa pietanza al cartoccio, questo piatto al cartoccio, ci occorreranno una bella spigola o branzino da 900-950 grammi circa, poi mezzo bicchiere di vino bianco, due patate piccole o una patata grande, quindi scegliete voi. Poi io utilizzo l'insaporitore per pesce, questo precisamente contiene sale, rosmarino, prezzemolo, origano, salvia, timo, coriandolo, finocchio, ginepro, maggiorana, aromi, aglio, alloro. Quindi è una miscela di sale, erbe e spezie. Utilizzo questo perché è più comodo e più completo e dà al pesce un gusto migliore. Poi, se voi preferite, potrete anche scindere le varie spezie, ovviamente, quindi aggiungere a parte il sale e le spezie che più vi piacciono. Ad esempio, potrete aggiungere o solo origano o solo salvia o timo e maggiorana, quello che più vi piace. Poi ci occorreranno qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva, un paio di pomodorini, io ne utilizzerò circa una decina, ecco, poi se voi preferite ne potrete anche aggiungere o diminuire. E poi circa 4-5 carciofi che io ho già tagliato a pezzetti e ho già sbollentato, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non dovranno essere totalmente cotti perché poi andranno ovviamente nel forno. Quindi cuoceranno anche assieme al pesce. Quindi una leggera sbollentatina giusto per ammorbidirli un pochino. Poi non vi ho detto un'altra cosa, la spigola dovrà essere eviscerata. Guardate che bella, questa ha anche le uova. Dovrà essere eviscerata e dovrà essere squamata. Ok? Quindi la pelle è bella liscia. Bene, adesso andiamo subito a prepararla. Per prima cosa dovremo ritagliare un foglio di carta da forno, un bel po' più grande rispetto al pesce, perché dovrete considerare anche la parte, le estremità, diciamo, che andranno arrotolate su se stesse per formare la caramella del cartuccio. Quindi, lo bagniamo leggermente il foglio di carta da forno in modo tale che sia più malleabile, che non sia, totalmente rigido, e andremo a mettere sul fondo, proprio così. Ah, ovviamente lo andiamo ad adagiare su una teglia bella grande e andremo a, vedete, a olearla così un po' qua e là, qualche filino di olio, ecco. Adagiamo il pesce all'interno e spargiamo per bene l'olio. Ci sta giusto giusto. Ora lo mettiamo da una parte e andremo a pelare le patate.
andremo a tagliare le patate a fettine non troppo sottili, ma neanche troppo spesse. Vedete? Più o meno così. Dopo aver tagliato anche i pomodorini a metà, procederemo con l'imbottitura del pesce. Quindi procederemo in questo modo: andremo ad inserire all'interno della pancia, sia della pancia che delle branchie, e anche della bocca se preferite, andremo ad inserire sia i pomodorini che i carciofi. Aggiungiamo un po' di filo d'olio, qualche filo d'olio così, e un po' di insaporitore. Adesso tutto attorno andremo a mettere le patate. Qualche pomodorino e carciofi. E completiamo il tutto con qualche filo d'olio, così sparso qua e là. Il vino bianco e l'insaporitore per pesce. Ed ecco la nostra super caramella pronta per essere infornata. Dunque, inforneremo il nostro pesce al cartuccio a 180-200 gradi, dipende sempre da quanto è potente il vostro forno. Lo inforneremo per circa 45 minuti, 45-50 minuti. Comunque voi controllate dopo circa 40 minuti, controllate e aprite leggermente il cartuccio facendo attenzione a non scottarvi, perché potrebbero uscire dei vapori molto molto caldi. Lo controllate e guardate bene le branchie e l'occhio. Se l'occhio è bianco e vicino alle branchie la polpa è bianca, ovviamente, allora vuol dire che il pesce è cotto, perché comunque vicino alle branchie la testa, diciamo, è la parte più grossa del pesce, quindi è quella che ci impiega più tempo a cuocere. Ok, adesso io lo inforno e poi noi ci vediamo dopo. Ed eccolo qui il nostro bel pesciolone pronto, fumante, appena tolto dal forno. Vedete l'occhio bianco? Quando diventa così vuol dire che il pesce è pronto. Lo potrete servire così direttamente sul cartuccio, quindi sulla carta da forno, e poi sul piatto da portata. O se preferite potrete, diciamo, smontarlo dal cartuccio e adagiarlo sul piatto di portata con tutto il contorno di patate, carciofi e pomodorini. Però comunque fa la sua bella figura anche così, proprio nella sua carta da forno, nel suo letto, chiamiamolo così. Che buono, non vedo l'ora di mangiarlo. Mi sono già gustata una bella patata. L'ho già rubata dal contorno ed è buonissima, si scioglie in bocca. Spero tanto che questa mia prima ricettina del 2015 vi sia piaciuta.
Ovviamente per il nuovo anno non poteva mancare come prima ricetta una ricetta a base di pesce. Sapete che io lo amo, adoro il pesce cotto in qualsiasi modo. Oltretutto è una ricetta molto semplice da realizzare, semplice, gustosa e sana. Poi col contorno di verdure ancora di più. Ok, io ho parlato anche abbastanza, adesso è anche quasi ora di pranzo, quindi prima che si freddi del tutto il pesce, corro subito a gustarmelo. Io vi mando un grosso, grossissimo bacione, saluto ancora Arturo Di Maria che è il mio narratore, saluto ancora tutti i miei carissimi amici che amano il mare e i pesci come me, vi mando un grossissimo abbraccio, vi saluto tutti e vi rimando al prossimo video. Ciao!